Prova? Sì? Ok. Allora, ciao a tutti e grazie per essere qui stasera. E vorrei dire due cose sul posto in cui siamo, la Casa dei Beni Comuni. È un posto che è aperto alla fine del 2011. È uno spazio che si è preso con l'idea di dare un luogo, un punto in cui a Treviso chi vuole organizzare qualcosa, qualche evento culturale o anche semplicemente momenti in cui stare insieme e condividere delle cose può utilizzarlo. E quindi diciamo è uno spazio la cui identità vuole essere costruita un po' alla volta in base alle cose che vengono organizzate qui dentro. Ci sono già delle associazioni, dei gruppi, delle persone che organizzano delle cose, c'è l'associazione Iabassa, c'è il collettivo sportivo Socrates, c'è il coordinamento degli studenti medio universitari, l'associazione diritti lavoratori e poi c'è fuori classe la scuola di italiano per il mondo che è il soggetto che ha organizzato questa serata. Fuori classe è nata 4 anni fa e per insegnare la lingua italiana a chi è arrivato nel nostro paese. Ci sono altre scuole istituzionali che lo fanno, però quello che, a cui noi vogliamo rispondere sono i bisogni di persone a cui queste scuole istituzionali non danno una risposta, in particolare chi è senza il permesso di soggiorno, per cui nella nostra scuola non chiediamo documenti, è una scuola aperta a tutti, a noi non interessa che uno abbia o no il permesso di soggiorno, qui può venire e imparare la lingua italiana, perché pensiamo che la lingua italiana sia un diritto, imparare la lingua del paese in cui si vive è un diritto per potersi per organizzare, vivere bene, anche integrarsi nel paese, oppure anche per rispondere a dei bisogni di tipo organizzativo, per cui ad esempio abbiamo pensato a un corso la mattina pensando di favorire la presenza delle donne che magari la mattina hanno i bambini a scuola e possono partecipare al corso e quindi forniamo anche un servizio di babysitting, oppure un corso serale per chi durante il giorno lavora, quindi il mercoledì sera, e poi il sabato pomeriggio per chi durante la settimana non riesce a partecipare ai corsi. Siamo in rete con altre scuole che come noi si definiscono appunto libere e aperte a tutti e vorrei leggervi il manifesto che abbiamo creato con queste altre scuole che vengono da tutta Italia, da Roma, Bologna, Venezia, Padova, Palermo. E quindi questo manifesto dice: parlare la scuola, la lingua del luogo in cui si vive è indispensabile per poter esprimere se stessi, i propri bisogni, i propri desideri e ancora di più per difendere i propri diritti e difendersi dai soprusi e da ogni forma di violenza. Il fatto di poter imparare la lingua è un diritto esso stesso, uno di quei diritti fondamentali che non possono essere condizionati da qualsivoglia status giuridico o sociale. In Italia, invece, come in tanti paesi d'Europa, la lingua è stata trasformata dalle ultime normative in materia di immigrazione in un criterio escludente e selettivo. Il test obbligatorio per l'ottenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo e ancor di più quello che fa da corredo al nuovo permesso di soggiorno a punti, ultimo ritrovato del razzismo creativo promosso dalla Lega Nord, ne sono solo alcuni esempi. A fronte di pretese sempre più demagogiche e irreali rispetto a quello che i migranti dovrebbero fare per poter abitare in situazione regolare sul territorio italiano, inoltre, sempre meno servizi vengono realizzati a sostegno del loro percorso di immigrazione. I pochi che rimangono sono ogni giorno più soggetti a criteri che li rendono sostanziali strumenti di schedatura e identificazione poliziesca, volti al controllo più che al supporto delle persone. Questa situazione si inserisce in un panorama più vasto, quello dell'impoverimento sociale, della devastazione del welfare e della regressione dei diritti che le politiche della crisi stanno provocando per tutti. Noi, le scuole di italiano libere, lavoriamo sui nostri territori da anni, cercando di praticare nella nostra quotidianità un modello contrario e alternativo a tutto questo, insegnando la lingua a centinaia di donne e uomini all'interno dei luoghi del movimento, alimentando spazi liberati da ogni logica selettiva e di controllo delle persone. Per noi nessuna persona è illegale e non chiederemo mai a chi viene a imparare l'italiano tra i nostri banchi un permesso di soggiorno. I nostri corsi sono completamente gratuiti, le nostre lezioni sono costruite sui bisogni di chi viene a seguirle.
Affrontiamo tutti i giorni la contraddizione di contrastare un sistema di cui rischiamo a volte di diventare ammortizzatori sociali a costo zero, come quando aiutiamo le persone a prepararsi per i test di lingua italiana imposti dalle leggi che combattiamo, o come quando ci troviamo a fare da insegnanti di sostegno a giovani cittadini della seconda generazione delle migrazioni, che soffrono più degli altri dei tagli sociali che hanno fatto scomparire dalle scuole pubbliche le figure dei mediatori. Ma noi, le scuole di italiano libere, di questa stessa contraddizione siamo consapevoli e costruiamo costantemente, proprio a partire dall'apprendimento della lingua, percorsi di interazione che hanno tra i loro obiettivi quello di unire insegnanti e studenti rispetto a battaglie di giustizia sociale e antirazzismo. In questo senso la nostra strada incrocia pienamente e si sente parte di spazi pubblici e politici di movimento, che lavorando concretamente nella realtà complessa che stiamo vivendo, propongono vie del tutto nuove per uscire dalla crisi senza farla pagare ai più deboli, ai migranti, agli studenti, alle famiglie italiane, costantemente imbrogliate da chi le delocalizza le loro ansie evocando scenari di guerra tra civiltà e rappresentazioni di diritti come poste in palio nelle guerre tra poveri, che rischiano, nelle congiunture attuali, di provocare danni sociali culturali difficilmente reversibili. La rete delle scuole libere è un percorso aperto e condiviso che nasce per unire e dare forza alle tante esperienze diffuse che contribuiscono quotidianamente, tramite l'insegnamento della lingua, alla costruzione di una società più giusta, coraggiosa e solidale. Bene, allora ciao a tutti, così come il nostro filmato, la parola ciao che ci unisce un po' tutti quanti. Siamo qui con Riccardo Gottazzo, che è un giornalista e scrittore, è l'autore di questo libro che noi vi proponiamo e generosamente ve lo proponiamo perché lui lo ha scritto anche con l'aiuto dell'assessorato alle politiche giovanili e alla pace di Venezia e edito dal quotidiano Terra, che è un quotidiano ambientalista, e tutto perché gli introiti di questo libro possono essere dovuti alle nostre scuole, cioè per aiutare le nostre scuole che effettivamente si reggono sulla buona volontà, ma pare che la buona volontà non basti, c'è sempre bisogno di denaro, di soldi per poter andare avanti, anche per le minime cose, comprare i quaderni, le penne, qualche libro, soprattutto fare le fotocopie, insomma l'impegno è veramente tanto e noi cerchiamo con l'organizzazione di queste serate, con l'aiuto di chi veramente generosamente ci regala il proprio lavoro, di tirare avanti nel miglior modo possibile. Questo aprirebbe un argomento vastissimo, proprio come diceva prima Marta, no? Noi facciamo da ammortizzatori sociali, noi andiamo a tappare dei buchi che invece che dovrebbero essere in realtà colmati dallo Stato, dalle istituzioni, che invece non fanno praticamente nulla se non ostacolare chi viene in Italia. E non importa, andiamo avanti così, però facendo anche politica nel vero senso della parola, continuando a manifestare la nostra indignazione per questa situazione in cui viviamo in Italia. Questo è un bel libro, parla un po' come il filmato delle scuole, riguarda soprattutto la scuola libera la parola di Mestre, che è nata qualche mese prima di Fuori Classe, che allora però si chiamava l'Alcom, e si trova al centro sociale di Volta. Gianfranco Bettin, che appunto è l'assessore alle politiche giovanili, alla pace e adesso anche assessore all'ambiente, doveva essere qui con noi, lo aveva promesso, Gianfranco si scusa, non può essere con noi perché come capita spesso, ha dei problemi l'ultimo momento con l'assessorato, in questo momento se lo conosco starà litigando in giunta con gli altri assessori e quindi facciamo i nostri auguri, però mi certo. Noi lo ringraziamo comunque tantissimo perché comunque ha collaborato a questo libro, aveva dato la sua disponibilità e questa è già una grande cosa e poi continua appunto le sue lotte. Io ho letto proprio gli ultimi articoli del 26 febbraio per la giornata Mestre ecologica, senza le macchine, poi ancora rifiutare i rifiuti a Marghera, sono tutti i luoghi che devono essere difesi, lui è veramente molto impegnato, quindi lo ringraziamo ugualmente. E accanto a lui che scriverà la prefazione a questo libro, sottolineando una cosa molto importante sulla lingua, cioè noi in queste scuole insegnano lingua per fare polis, cioè per comunicare, per creare una comunità, per costruire delle case con dei mattoni che siano veramente solidi, e mette in luce un fatto grave della nostra lingua, sottolinea che la nostra lingua è la lingua meticcia, e lo sappiamo bene, la nostra lingua nasce da un miscuglio di lingue diverse, sin dalle origini, anche i
il latino, sovrapposto a delle lingue di sostrato che già erano presenti in Italia di popolazioni primitive, poi si è mescolato con il greco, anzi ha saccheggiato la lingua greca, ma anche, e poi andando avanti abbiamo accolto tutte le lingue dei longobardi, di tutti quelli che ci hanno invaso. La cultura italiana è nata grazie alle influenze arabe, eppure noi riusciamo a veicolare con la nostra lingua tante parole razziste. Cioè è veramente triste che a volte, dice Gianfranco Bettin, noi insegniamo l'italiano, ma a volte sarebbe meglio che lo straniero che viene da noi non sentisse quello che gli italiani dicono, perché purtroppo veramente tradiamo questa lingua a volte con un linguaggio che è indegno di lei, perché è un linguaggio razzista. Io penso che chi abita a Treviso sappia le varie esternazioni che i politici hanno fatto, io le ho raccolte, se qualcuno fosse interessato le ha qui, ma le esternazioni che sono state fatte sono disgustose. Chi sostiene, come Bettio anni fa, un assessore che diceva che bisogna confrontarsi con l'extracomunitario esattamente come le SS, per ogni dispetto fatto a uno di noi ne puniamo 10. Queste sono le esternazioni, non parliamo di Gentilini quando ha fatto togliere le panchine ancora alla fine degli anni 90, sostenendo che Treviso non doveva essere una zona di immigrazione, a lui danno fastidio, possono andare da un'altra parte. Poi, questa mi farà ridere, ho scoperto anche in questa ricerca che Gentilini non vuole neanche i cani stranieri. Io pensavo intendesse dire gli stranieri cani, perché lo straniero è un cane anche se è un uomo, no, non vuole neanche le razze canine straniere, perché abbiamo i cani autoctoni. Bene, questa è la nostra lingua veicolata qui. Quindi maggiormente a Treviso c'è bisogno di fare veramente gruppo, fare polis e sradicare dalla mentalità di tanta gente che invece è brava gente ma forse non sa, non conosce i problemi, di appropriarci noi italiani della nostra lingua. Intanto insegniamo italiano agli stranieri. Alessandra Sciurba, che è l'anima praticamente della scuola Libera la Parola, viene da un'esperienza già nella società di Palermo, è una donna che si dedica ai migranti sia come studiosa sia come attivista, quindi poi eventualmente Riccardo ci potrà dire forse qualche parola in più, e fa notare quanto sia importante insegnare la lingua, essere vicini a chi viene in Italia, soprattutto adesso che il governo, e questo continua a farlo proprio sulla stessa falsariga del governo precedente, ha quasi terminato la sua opera di distruzione dell'istruzione pubblica. Quindi noi abbiamo delle scuole statali assolutamente depauperate di tutto il loro valore e anche delle loro finanze, nelle quali già gli studenti italiani sono assolutamente distrattati perché non ci sono i fondi per dare a loro nulla che sia di più di una comune lezioncina, ma non parliamo degli stranieri e degli disabili ai quali sono state tolte tutte le assistenze. E quindi siamo veramente in condizioni a livello proprio di scuola statale pietose. E anche i centri di alfabetizzazione che dovrebbero essere i CTP, che dovrebbero essere a favore dei migranti, sono colmi, quindi se non ci fossimo noi, insomma, la lingua italiana non verrebbe insegnata. Allora veniamo a questo libro. È un libro che presenta, in particolare Libera la Parola, presenta tanti insegnanti, come avete visto qui, tanti alunni, e con molta ironia, con delle interviste e poi articolate poi e collegate l'una all'altra appunto dalla simpatia e dalla ironia dell'autore, perché veramente non le manda a dire, insomma, tutto quello che pensa, dice e fa bene, lo dice anche nel modo giusto, senza tradire la nostra lingua. Allora parla, non so, di Dolly, che è considerata un po' la preside di questa scuola del rivolta, oppure di Susanna, che è tipo di insegnante statale che inculca le proprie idee ai propri alunni. Ecco, nelle scuole libere troverete, se ci sono alcuni insegnanti dello Stato che lavorano qui, sono sicuramente quelle che poi anche a scuola proseguono con la stessa convinzione di poter di garantire i diritti a tutti. Ma poi ci sono studentesse anche nella nostra scuola. Leggere il libro su Libera la Parola è un po' come leggere la storia di fuori classe, perché anche qui noi abbiamo studentesse che la mattina magari ci danno del lei perché sono studentesse della nostra scuola, poi vengono qui e ci diamo del tu perché siamo tutte maestre per i migranti, e sono bellissime esperienze. E molti hanno frequentato Rivolta per altri motivi, per i concerti per esempio, e poi da lì sono passati a diventare insegnanti. Quindi esperienze varie, tanti nomi che incontrerete, come Susanna, Camilla, Valentina, Umberto, Davide, che è qui tra noi, poi ce ne saranno anche altri, ma forse io non li conosco tutti. E quindi tutti quanti
anche qui per proprio per insegnare, ma accanto naturalmente alle storie degli insegnanti, che sono tutta gente molto comune, abbiamo storie dei migranti che invece gente comune per noi proprio non lo devono essere. Perché un altro difetto che abbiamo noi nel guardare i problemi finché non ci siamo dentro è considerarli nel loro insieme, e quindi noi pensiamo al problema dei migranti e della migrazione, i problemi che possono causare a noi sono gruppi di persone. Se venite a trovarci qui durante le lezioni scoprite, sembra retorico, ma non è così, che sono le persone con il nome e il cognome, tutte quante hanno una storia diversa, cioè arrivano tutti quanti sulle stesse carrette del mare, ma tutti quanti hanno una storia diversa, e in questo libro alcune storie vengono raccontate. E mi hanno colpito tutte, io ho preso in considerazione solo alcune cose, anche perché devo dare tanto spazio all'autore che ha tante cose da dire, ma e poi volevo discutere anche di problemi insomma riguardo al permessi di soggiorno. Ma Amit, per esempio, che viene dall'Afghanistan, un ragazzino che ha conosciuto il dolore in qualsiasi luogo lui sia stato, perché nasce in Afghanistan, adesso ha 17 anni, ma subito ha avuto problemi perché il padre era di etnia tagik sciita, mentre la madre era sunnita, quindi sono dovuti scappare, quindi si ripropongono là le situazioni che poi trovano anche qua. Là addirittura sono stati uccisi, è stata uccisa sua mamma dagli zii perché non accettavano questo matrimonio, è scappato con il padre. Morto il padre, è dovuto scappare ancora, cioè abbiamo una storia che leggerete se avete voglia di prendere il libro, di una persona che scappa, che cammina, che va, finché, però questa per noi è una storia a lieto fine, io lo voglio dire perché noi ci lamentiamo sempre dell'Italia, finché dopo essere stato maltrattato e aver speso una quantità di dollari incredibile, che c'è anche da chiedersi come potesse poi riuscire a guadagnarsela, quindi non vogliamo, non c'è scritto, non vogliamo indagare come questo bambino, ragazzo così, è potuto arrivare a pagare, e dopo essere stato maltrattato in Grecia, però dell'Italia dice una bella cosa, e allora invece che non dobbiamo parlare sempre male di noi, perché in fondo insomma è qualcosa di buono, lo facciamo, lui dice che quando è arrivato a Tessera vicino a Venezia, quando sono arrivato in Italia ero felice, ho pensato che avrei voluto studiare e vivere qui perché ero stanco di viaggiare, in comunità mi sono trovato molto bene, ho trovato molti amici, un'insegnante simpatica e gentile e degli operatori molto buoni, non c'era niente di brutto. E il nostro Riccardo non ci crede, ecco, questo gli dice ma sul serio, perché noi insomma abbiamo un po' di difficoltà a crederlo, e risponde sul serio, io non scrivo bugie, perché si era scritto tutta la sua storia sul foglio perché gli era stato chiesto di parlarne in una scuola da parte di un insegnante, quegli insegnanti che fanno questo lavoro di creare, insomma, di aprire la mente degli studenti, e quindi lui poi ha incontrato Libera la Parola e lì si è trovato bene. Ancora dopo aver letto queste storie, prego. La storia di Amit è che hai detto fino a quel punto lì, certo. Perché lui aveva 17 anni, quindi aveva il permesso di soggiorno per i minori. Infatti tutti quegli ragazzini che sono arrivati per i minorenni hanno seguito i nostri corsi, sono presi in cura dai servizi sociali, però nel momento in cui hanno 18 anni, corrono il rischio di ridiventare irregolari e di essere rimandati appunto esatto. Quindi non è ancora finita di penale purtroppo, questa volta la causa possiamo dire che siamo con noi, certo. Siamo noi come italiani. Sì, infatti dopo avervi raccontato il libro e poi Riccardo racconterà chi è lui e perché ha scritto questo libro e cosa lo muove ad essere un attivista in questo senso, io vorrei proprio discutere con voi di questi problemi e farvi anche vedere i documenti a cui potete attingere per farvi un'idea di quello che stanno facendo i nostri governi, dell'orrore che stanno facendo nei confronti delle persone, e ricordiamoci che se negano i diritti a loro prima o poi lo stanno già un po' facendo, della verità appunto, li negheranno a tutti noi, cioè non è che nego il diritto a lui sì, ma non sono io, arriveranno anche a noi nel caso che qualcuno avesse bisogno di pensare a se stesso per poter essere sensibilizzato. So che qui non c'è nessuno comunque di questo tipo, però a volte esiste. Alla fine di questo libro si fa riferimento, siccome Alessandra Sciurba parla di isole di umanità per queste scuole, e allora ricordiamo che non siamo gli unici naturalmente, isole di umanità ce ne sono dappertutto, ce ne sono tante in Italia, non riescono ad avere il sopravvento sulle istituzioni, ce ne sono molte, quindi troverete una storia che riguarda Emergency, che ha appunto una sede a Venezia, nella quale assiste
non soltanto i migranti, ma anche gli stati più poveri degli italiani, che ormai non hanno più accesso praticamente alle cure attraverso le ASL, perché non sono in grado di pagare il ticket, e quindi c'è un riferimento anche ad emergency, e poi un riferimento importantissimo alla nostra lingua e al razzismo del vocabolario. E poi ce ne parlerà Riccardo, perché c'è in mente proprio di fare qualcosa per vietare anche ai giornalisti di usare determinate frasi, determinati epiteti, determinati nomi per indicare l'extracomunitario. Che la lingua sia, mi viene una citazione di come si chiama il regista che dice: tu chi parla male, Nanni Moretti, che dice: chi parla male pensa male e vive male. E è vero, chi parla male, chi non ha le parole, vuol dire che non ha neanche un pensiero, no? Perché è attraverso le parole che noi veicoliamo il nostro pensiero, quindi il nostro pensiero si serve delle parole. Se le parole sono razziste, veicolano un pensiero razzista e produrranno un pensiero razzista. E se ci diminuiscono le parole o se usano sempre quelle, e Riccardo ce lo confermerà, lo fanno consapevolmente, e noi subiamo come messaggi proprio subliminali questo linguaggio, ci renderanno razzisti anche quando non lo siamo, non sappiamo neanche di esserlo con quell'atteggiamento. E perché il razzismo viene in mente anche 1984 di Orwell, quando per togliere il pensiero alle persone, questo grande fratello che vuole bloccare praticamente lo sviluppo dell'umanità, toglie le parole dal vocabolario e toglie anche gli aggettivi e le sfumature del pensiero. Dunque, nella fine di questo libro, e che qua è un'appendice molto interessante, si parla del razzismo del vocabolario e si nota come, proprio attraverso le parole, soprattutto dei telegiornali, perché sono quelli che entrano nelle nostre case in maniera veramente violenta, altro che internet, che almeno lì possiamo scegliere dove navigare, la parola clandestino, vucumpra, extracomunitario, nomade, zingaro, sono tutte parole che servono a indicare una categoria di persone, non in quanto persone, ma in quanto esseri fuori legge o poveri. Io ricordo ancora una volta quando mio figlio da piccolo ha visto una bimba di colore vestita benissimo dentro un negozio, eravamo entrati, e con una grandità incredibile ha indicato e detto: oh mamma, un povero. Io mi sarei veramente, mi sono sentita dire: no, non è necessariamente un povero, ecco, però c'è anche questa associazione: nero, povero, disadattato, clandestino. Questo è un vocabolario che va sradicato sin da piccoli. Adesso cedo la parola appunto a Riccardo, vorrei che ci raccontasse chi è, cosa fa, perché ha scritto il libro, come gli è venuto in mente e tutte le belle idee che ha in questa sua testa. Va bene, ci provo. Intanto ciao e buonasera a tutti, grazie per essere qui. Allora, mi presento brevemente. Sono giornalista, ho cominciato con i giornali dell'Espresso, Mattino, Nuova Venezia, alla fine sono finito per lavorare per tutte quelle serie di giornali tipo La Terra, Manifesto, Carta, tutti quelli, insomma, per dire Emergency, che o parlano poco, però ho il privilegio, il piacere di poter scrivere quello che voglio e senza che nessuno mi faccia le pulci alle parole, insomma, quello è il momento che scelgo di scrivere. Dunque, io brevemente, è nato grazie a Gianfranco Bettin, anzi mi spiace che non sia qui perché l'idea è stata proprio esclusivamente sua. Mi ricordo che eravamo a Mestre, eravamo su un incontro che probabilmente non era molto interessante perché eravamo l'ultimo banco, abbiamo cominciato a chiacchierare tra di noi e che Gianfranco mi dice: ma io avevo già fatto dei libri per il gruppo Verde, per l'assessorato, dei libri sulla contro la caccia o sui respingimenti al porto, sulla guerra di Venezia, insomma. E quindi mi dice: perché non fai un libro sulla scuola libera la parola? Io, sì, per dire no, mi ricordo da pensare, questo libro è anche la somma di miei errori, tra l'altro. E prima questo, mi ricordo da pensato, ma un libro su una scuola di italiano, ma che cazzata! Cioè, saranno 10 milioni di scuole italiane, la fanno gli preti salesiani, i suoi canossiani, il comune non so quante ne faccia, poi c'è la scuola sicuramente dell'Arci, di Legambiente, ma sì, ho detto così perché mi ha dato l'idea, insomma. Proviamo, andiamo a vedere una volta, no? Cos'è la scuola italiana, che cosa di diverso da tutte le altre, no? E anche dei ritardi, come diceva Gianfranco, anche per finanziarmi, no? Infatti ripetevo che i libri tutto ricavato interamente alla scuola di Treviso fuori classe, questi libri qui. Ecco, e sono andato lì, mi è bastato stare lì 10 minuti, ecco, per capire che quella non era una scuola come tutte le altre.
Parlo per vivere la parola, però tutto quello che dirò per vivere la parola, come vedete in Sibari, potrebbe tranquillamente essere spostato anche fuori classe di Treviso o la scuola di Padova. Allora lì intanto vedo subito che c'è una docente che pensavo che fosse, che dovesse insegnare l'italiano, che si faceva insegnare invece l'alfabeto giorgiano, sapete quel bellissimo alfabeto, sì, tutto ricco di rigori, no? Che cercava disperatamente di insegnare l'alfabeto giorgiano da un giorgiano, ma chi è che insegna e chi è che impara qui? Ecco, questa è una cosa che poi è fondamentale nella scuola, non c'è questa differenza per chi impara e chi insegna. Ma questo lo scopriamo dopo. Io ve lo dico sinceramente, all'inizio che non lo sapevo. Poi arrivo lì e, come ho saputo la mia supponenza da giornalista, di quel blocco appunti con il registratore, so che ho delle interviste. Arpioma la Dolly, che è la preside. Sì, della scuola, e mi fa: allora tu mi hai detto una volta che hai fatto fisica. Sì, di solito non lo dico mai in giro, però è vero. Fa. Allora, te non intendi di biologia? No, perché cosa c'entra? Contro la fisica, contro la biologia? No, non ti preoccupare, sicuramente ne capisci più di me. Questo potrebbe anche essere, però cosa c'entra? Ma perché vedi, c'è questo ragazzo qui che sta facendo fare l'esame di terza media e ha un libro su biologia, sul DNA, su queste cose di cromosomi. Io non ne capisco niente, tu ne capisci un po' di più di me. Io, può darsi. E lui insegna lì. Io guarda, ti giuro, non ho mai fatto il professore, quello non so insegnare. Ecco, se non sai insegnare, però sai imparare. Guarda, però se ti impara. E mi sono trovato improvvisamente a dover fare da insegnante dall'altra parte della barricata con questo ragazzino, insomma, che era intelligente, sapeva anche molte cose, tra l'altro, e cominciava a fare domande che pertinenti. Mi chiedeva allora sul... Ma io e te abbiamo gli stessi cromosomi? Cioè, i cromosomi, se taci lo stesso, tiene lo stesso, però sono coordinati in maniera diversa, gli spiegavo. Ah, io sono Azara, perché vengo dall'Afghanistan, tu sei italiano, gli Azara e gli afghani, gli Azara e gli italiani hanno lo stesso codice genetico. Se intendi dire che ci sono più differenze all'interno di una singola etnia e tra due individui diversi rispetto che alla media dei cromosomi di una etnia con quell'altra, è vero. Cioè, c'è più differenza tra me e mio cugino rispetto a dei due ceppi cosiddetti etnici, no? Ma allora perché parliamo di razza? Cosa è che ne sappia io? Vengo qui, con tutta la mia supponenza, tutta la mia ignoranza da giornalista, che non so parlare bene nelle categorie, in questo momento poi lasciamo stare, ma io di no. Vengo lì con tutta la mia supponenza e mi trovo uno che mi fa le domande a me. Qui veramente questo momento è scuola come le altre, mi sono proprio ritornato, sono con i piedi per terra, quindi ti saluta, ti saluta perché intanto va bene ritornare con i piedi per terra, insomma. E poi quindi mi trovavo lì a fare da insegnante e poi alla fine, quando tutti andavano via, cercavo di prendere qualcuno per le interviste, sono tutte giustamente, che erano gentili per carità, insomma, mi hanno aiutato tutti in maniera così immaginabile, anche gli allievi, come vedete, che per tutto il tempo che hanno perso con me, sono che facevo domande, anche spesso stupide, anche spesso senza sapere, insomma, quello, in realtà qual era la loro storia, qual era il loro problema. Il secondo punto dove sono nato i miei errori, è stato sull'intervista, no? Allora, ho pensato, vabbè, per pompare un po' il libro cerchiamo di fare un po' di intervista a queste persone, a questi docenti e agli allievi, però a quei docenti sarà sicuramente tempo perso, perché è gente che fa lo stesso opera di volontariato, diciamo, è gente che viene dalla stessa struttura, che insegna in fondo la stessa cosa, che la pensa anche più o meno alla stessa maniera, perché sicuramente lì non c'era nessuno che aveva votato per la Lega, per Berlusconi, sicuramente. Quindi andavano fuori una serie di interviste, tipo quelle del calcio, no? Dove c'era la squadra che perde, che c'era rigore, l'altro non ce l'ha dato, quella che vince, no, non era rigore. No, tanto per dire, è una roba tipo giornalismo sportivo, no? Che è il giornalismo che uno non sa scrivere, che intervista uno non sa parlare, per esempio, che non sa leggere, non diceva. E usare avere poi una cosa del genere. Questo è il mio secondo errore, mi sbagliavo. Cioè non avevo idea di quanti percorsi diversi, con quante motivazioni diverse, gli insegnanti di vivere la parola erano arrivati a fare lo stesso lavoro. E diciamo lavoro perché lo fanno in maniera estremamente professionale. Trovavi di tutto, trovavi, non so, la ragazzina che
faceva la quinta alle magistrali, ecco, trovavi la professoressa, qualche volta che magari la professoressa della ragazzina che ci dava una felice di tu, sì. Lei in classe e del tu in scuola, sì, tua scuola. Sì, colleghi la sera. Sì, sì, era simpaticissima, perché mi diceva che era piena di paura perché si trovava ad insegnare a della gente che magari sapeva 5-6 lingue, era magari laureata nel loro paese, e quella che appena appena sapeva in inglese sapeva dire the pen is on the table, certo. Ma se la penna non è sul tavolo, sulla scrivania già non capiva più. Quindi io mi trovo a fare insegnante a questa gente. Aspetta, vorrei dire una cosa riguardo a questo, che è veramente incredibile, come poi in una scuola di questo tipo veramente si confondono gli insegnanti con gli allievi, perché io personalmente, oltre all'italiano, non conosco nessun'altra lingua e mastico poco l'inglese e il francese nulla. E quando noi parliamo, gli studenti si fanno a gara ad aiutarsi tra di loro con l'inglese, col francese oppure con la lingua d'origine, perché ovviamente molti appartengono allo stesso gruppo, quindi veramente si ribalta tutto. E il disagio che dicevo prima nel filmato è proprio vero, cioè essere lì a dover costringere queste persone a imparare l'italiano anche in maniera forzata, poi ne parleremo per i test, quando poi io, Josephine lo sa, Yassine lo sa, conosco, riesco a ricordarmi pochissimi nomi, quindi si ribalta veramente tutto in queste scuole. La prima mi hanno detto. Ah sì? Sì, la mia lingua d'origine. Sei romana, giusto? No? Sì, sono romana. Comunque, tra l'altro, già che siamo su questo argomento, pensate all'ipocrisia della parola alfabetizzazione. Eh sì, anche questo lo sappiamo. Allora, insegniamo l'alfabeto a della gente che magari ha degli alfabeti e li conosce bene, che sono anche magari molto più antichi, se vogliamo dire tutto, dal nostro, da quello latino, parlo, non so, indiano. Come si fa a pretendere di alfabetizzare uno che magari ha fatto le scuole superiori in India o in Bangladesh e conosce benissimo il suo alfabeto? Meglio dire piuttosto insegniamogli in italiano, insomma. Certo, alfabetizzare vuol dire appunto non analfabete le persone che sì, vengono. Sì, eppure anche sulle ricorsi statali, dopo parlare esatto. Si vuole che bisogna utilizzare come corsi di alfabetizzazione, insomma. C'è comunque, diciamo, della varietà di persone, che mi ricordo che alcuni erano venuti, alcuni erano militanti della rivolta, altre persone erano del Gate 22, che sono tifosi del Venezia. Ecco, mi ricordo, tra l'altro, questo ragazzo simpaticissimo, Vincenzo, che è stato l'unico che quando prima di pubblicare il libro, ho mandato ogni intervistato la sua intervista, in modo tale, insomma, che mi potesse segnalare gli eventuali errori, le eventuali correzioni. No? Nessuno mi ha detto niente, tranne Vincenzo, che mi chiama di corsa, credimi, ti prego, togli, fai il nome, che sono un tifoso del Venezia, se no mi fanno cacciare nel tuo cambiare, cambiare città, andare con i tifosi del Treviso, perché mi sa l'Unione Venezia, no? Con altre cose. Ah, ecco. Sono due tifosi separati, insomma. Ecco, e niente, qualcosa in comune, comunque, tutti questi insegnanti ce l'avevano. Ed è l'idea che, un concetto che tutti quanti mi hanno ribadito, che in questi anni, o questi mesi anche solo che hanno insegnato per la scuola libera la parola, hanno imparato più di quello che hanno insegnato. Che è il concetto che dicevi anche tu, prima, e non mi riferisco solamente all'idea di imparare ad insegnare, che è una cosa che tutti i professori degni di questo nome dovrebbero, non tutti sono così piccoli, no. Ecco, però tutti i professori degni di questo nome dovrebbero aver chiaro che anche si impara ad anche ad insegnare. No, oltre a questo, ecco, intendo dire che si impara, cioè è un'apertura mentale, come viaggiare forse vogliamo. Viaggiare sul serio, no? Come per i centri di benessere, ecco, e per i resort, no, proprio si impara veramente si è su una cultura mentale, si vede l'altra gente. È il mondo che viene da noi. Mi sembra essere nel mondo, ma alla fine il concetto è lo stesso. È un'apertura mentale, si vede veramente, si capisce soprattutto quanto poco sappiamo dell'altro e quanto poco che sappiamo del mondo. Se vogliamo anche proprio un contesto delle parole che mi chiedeva sul parlare del DNA, sulla genetica, cercare di rispondere alle domande che questo ragazzo mi aveva fatto, che io non sapevo rispondere, insomma, adesso perché è una ragazza, fino a non è stata, no, fondamentalmente. Ecco, cosa possiamo dire? Sì, il libro poi alla fine, sì, allora,
Fondamentalmente alla fine del libro mi sono venuto a chiedere ma perché alla fine è nata questa scuola libera la parola, qual è il quid, qual è il motivo per cui c'è una scuola come libera la parola, come fuori classe di Treviso. La spiegazione sta tutta nella stessa definizione di scuola libera la parola o fuori classe di Treviso, come abbiamo visto nel manifesto letto dalla Marta, giusto? Ecco, e cos'è la scuola libera la parola? Cos'è fuori classe di Treviso? Fondamentalmente è una scuola di italiano, fin qua ci siamo, gratuita e aperta a tutti. Gratuita, le altre scuole, pensiamo, ci sono tutte quante così. Le scuole gratuite ce ne sono altre, diciamo la verità. Ce ne sono altre, poi magari alla fine viene a sapere che sì, è gratuita, ma per i soci dell'associazione devi farti la tessera. Ecco. Comunque devo dire che per esempio il Comune di Venezia, che ha una sensibilità diversa da quella di Treviso, ahimè per voi, sul tema, ha messo in campo una serie di scuole di italiano anche di ottimo livello. E quelle sono veramente gratuite. Ecco. Un'altra scuola, per esempio, la fanno anche gli albergatori di Venezia. Non è aperta a tutti, però per i loro dipendenti. Quella è una scuola italiana, anche quella gratuita, se vogliamo. Perché mi sono interessato il fatto che i loro dipendenti parlano l'italiano quando fanno il lavoro, perché è necessario, insomma. Ecco, il Comune di Venezia invece anche lui la scuola è gratuita, ma però è un'unica statale, quindi non è una scuola aperta a tutti. Alla fine, per darti il libro, per darti il block notes, per darti la penna che ho scritto assessorato Comune di Venezia, ecco, devo chiedere un documento. Esatto. E questa è la differenza, questa è fondamentale. Quindi non è una scuola aperta a tutti. Solo libera parola, solo queste isole di umanità, sono scuole libere e aperte, gratuite e aperte a tutti. Poi cosa succede? Succede che nel Comune di Venezia, quando c'è il migrante senza documenti che si rivolge allo sportello per dire posso fare la scuola di italiano, gli dice guarda se non hai documenti, mi spiace, noi non possiamo fare niente. Però, perché non vai e danno questo indirizzo? Perché non vai via di volta? Tutti i giovedì, tutti i venerdì, cos'è, tutto il giorno, si troverà della gente disposta a insegnarti e non chiederà assolutamente niente. Di solito i migranti che arrivano lì sono tutti un po' pieni di paura, parlano un po' fuori, dicono ma davvero questi che non chiedono niente. Ma poi sono basta un partito che sei lì, il primo contatto, il partito che sei lì, vedi che veramente sei su un'altra realtà, insomma, rispetto alle scuole tradizionali. Sempre sul gratuito e aperto a tutti, io poi, come diceva giustamente quando stava dentro nel libro, e dicevo che io ho concluso mettendo altre due altre storie, no? Che sembra che non c'entrino niente con la parola. Una è Emergency, una è la Caracol. La Caracol è una. Sono dei, forse una cooperativa che è sempre alla rivolta, sede lì, che va tutte le notti fredde, le 100 notti fredde che ci sono a Venezia, va in giro e prende i senza tetto, gli dà le coperte e chi vuole li prende, li porta su un pullman e fa dormire al coperto, insomma. A Venezia non è mai morto negli ultimi anni, nessuno è mai morto di freddo. Non è così per la città. Non è così per la città. E anche loro fanno un servizio gratuito e non chiedono documenti, anche perché la gente che fanno tirare su non ha sicuramente negli uni negli altri. Magari ci sono anche alcuni forse qualcuno con i documenti c'è, sì, però. Però in ogni caso loro non lo domandano. Cioè, comunque ho fatto delle note con loro, la maggior parte della gente non è una dell'altra. Certo. Questo non ci piove. Comunque non sto richiedendo, insomma, sto anche dei nomi né niente. L'altro è il famoso ospedale antiambulatorio di Emergency, che Emergency ha fatto a Marghera, anzi, hanno fatto un'altra cosa, è venuto fuori il comunicato stampa che era bellissimo, hanno fatto infatti giro a strada dicendo Emergency, annunciamo con piacere che Emergency ha aperto un altro ambulatorio in uno stato barbaro dove la sanità non è garantita per tutti, punto. L'Italia. Ecco, e questo è il famoso ambulatorio di Mendes che si chiama Guerra, che appunto anche loro sono dei dottori volontari che si recano lì quando hanno tempo, insomma, e tra l'altro sfidando anche le ire e qualche volta anche la censura dell'ASL. È vero. Perché sono addirittura avuto il coraggio di dire che questi qui fanno un lavoro che è in concorrenza con la struttura pubblica. Comunque avrò le strutture private, invece no, però questo qui è un lavoro gratuito per tutti, poi io sono mangiato perché era proprio grossa, insomma. Ecco, però hanno avuto il coraggio di dire questo.
Comunque, questi qui, quando è venuto fuori questo ambulatorio di Emergency, è stato un presidio della Lega lì davanti, tutti quanti a dire: ah, questo è un club di clandestini, di prostituzione, di droga, delinquenza, eccetera. Dopo un mese si è visto esattamente, insomma, che non era affatto così. Adesso, se passate da quelle parti lì, vedete che la gente è la gente del quartiere, come ho chiesto, fatto io. Cosa ne pensa di questo ambulatorio? Ho detto: ah, bravi, fa tutti, cioè, proprio lo portano come se fosse un fiore all'occhiello. Tra l'altro, parlando sempre con questi medici, mi dicono: guarda, tu pensi che noi lavoriamo per i migranti, ma non c'è differenza, non credere, noi semplicemente siamo medici, chi passa di qua lo curiamo, non me ne frega niente se sia di destra, di sinistra, ricco, povero, non me ne frega niente se è la pelle bianca, la gialla, verde, e siamo semplicemente medici, chi passa di qua lo curiamo, quello che possiamo fare noi. Tutta cosa che dovrebbe fare un medico, in effetti, no? E poi, se vogliamo dirla tutta, mi ha detto: sai chi sono i primi tre pazienti che abbiamo avuto? I primi tre pazienti che sono andati all'ospedale di Emergency, all'ambulatorio di Emergency, erano tre italianissimi, tra l'altro anche di Marghera, quindi proprio neanche del sud, per dire, ah, i soliti meridionali, proprio autoctoni, che semplicemente avevano i soldi per pagarsi le cure dentarie e la visita oculistica. Cosa succede? Il problema fondamentalmente, insomma, dal mio punto di vista è questo, insomma, c'era una volta un welfare. Adesso ci hanno semplicemente convinto, negli ultimi 10-15 anni, convinto di alcune cose che già 20 anni fa sarebbero state assolutamente inconcepibili. Proprio sarebbero andati tutti in piazza con la chiave inglese. E proprio, per me questo, insomma, è il fallimento della nostra generazione. Sì, se vogliamo dirlo anche così, è proprio io questo, insomma. Però è proprio fatto passare questa idea che i diritti non è una cosa che possono, costano, non è una cosa che possono avere tutti. Perché se tu vuoi la sanità, se tu vuoi continuare a pagare l'autobus a quella cifra che poi tra l'altro sono carissimi lo stesso, se tu vuoi continuare ad andare a avere le strade pulite, qualcuno deve pagare. Cioè, il tuo diritto alla sanità non è un diritto universale, è un diritto che aspetta a te, perché sei bianco, perché sei nato qui, perché tua mamma è nata qui. E ci sono categorie che non hanno diritto ai diritti. E guardate bene, questo parlo dei diritti in generale, diritto alla lingua, perché siamo qui nella scuola fuori classe di Treviso, ecco, il diritto all'istruzione, ma parlo anche dei diritti al lavoro, al diritto alla sanità, alla salute. La salute che è? Il diritto alla salute che è sancito dalla Costituzione, oltre che una serie di altre carte internazionali. Infatti non siamo in regola neanche con l'Europa. Non siamo in regola con l'Europa, noi vogliamo in regola salute con la TAV, ci vediamo. Con la TAV, certo, con la TAV, esatto, per la salute no. Ecco, e quindi ci è fatta passare questa idea che i diritti sono una cosa che costano, che non tutti possono averli e che ci sono delle categorie che non hanno diritto a questi diritti. Il che è una contraddizione con la stessa termine diritto, che, perché, come la vedo io, i diritti o sono di tutti o non sono di nessuno. E stiamo attenti, perché prima non sono solamente i migranti, come abbiamo visto nel laboratorio di Emergency, non sono solamente i migranti, quello che non gli danno la sanità. Alla fine anche i poveri finiscono per parte di quella categoria. Certo. Anche perché non ho mai visto un migrante in miliardario stare male, se proprio vogliamo dire la tipa. No. se uno viene dal bar, si trova il miliardario, può venire qui costruire la villa, insomma. Certo. Ecco, quindi, a meno che non abbia avuto problemi politici, per cui tu sì. Parli, perché c'è una storia anche di. Ah sì, il mio amico che ha avuto dei problemi politici ha fatto in quella, sarà divertente. Ecco, quindi l'idea è proprio questa, insomma, sono delle categorie che non hanno diritti. Invece i diritti, come la vedo io, o sono di tutti e non sono di uno. Finisco solamente con quella poesia che ricordavo bene, non so se la conoscete, molto nota. Un giorno vennero a prendere gli zingari, a me non mi interessava niente perché insomma non sono mica zingari, non sono chiavo, poi vennero a prendere gli ebrei, ma a me che mi frega, non sono mica mai stato ebreo a fare degli ebrei, vennero a prendere i comunisti, ma io non sono mai interessato di politica. Un giorno vennero a prendere a me e non è rimasto nessuno a difendermi. E questa è la conclusione. Grazie. Qualcuno tra di voi vuole fare qualche domanda a Riccardo, se è interessato a qualche cosa, a qualche curiosità? Se non c'è nessuno, magari senza chiedervi troppo, però ci terrei a dirvi quali sono i punti importanti che bisognerebbe affrontare, se non tutti adesso qui approfondire qui, anche se i documenti ci sarebbero, da approfondire a casa, da pensare, da andare su internet a cercare qualche risposta
Io avrei voluto affrontare molti problemi, perché i problemi dei migranti non sono soltanto la lingua, sappiamo perfettamente la condizione dei profughi, che tra l'altro questo termine profugo dal punto di vista legale non significa assolutamente niente, ed è una, così, un guazzabuglio di migranti non meglio identificabili. Il grandissimo problema dei centri di identificazione ed espulsione, che sono davvero dei lager. Allora io dico sempre, quando si criticava perché esistevano i lager nazisti, come è possibile che la popolazione non se ne sia accorta? Allora, accorgiamocene, perché sono dei lager, ce li abbiamo qui in casa nostra, sono chiusi, i giornalisti non possono più andare a fotografare l'interno, ma se su internet, prego, perché questa è un'altra cosa. È una novità che grazie a quella pressione della stampa, il ministro ha fatto cadere il decreto Maroni che impediva ai giornalisti di entrare in Italia. Io ho visto su internet. Sì. Quindi adesso c'è portato una campagna, lasciateci entrare, trovate i riferimenti su internet, in cui è possibile fare richiesta al prefetto, che prima viene automaticamente cassata, adesso può perlomeno fare la richiesta, per riuscire ad andare a vedere cosa succede nei CIE. Io mi sono calato, ho visto che sono quelle cause perse, sono, certo. sono le mie, sono le mie, ecco. Appunto, ho già fatto richiesta per entrare nel CIE, che si chiama così, di Gradisca. Devono ancora rispondermi, adesso cerchiamo di fare un pool di giornalisti, in modo tale che ci siano un po' di... Io persone sono stato l'ultimo a entrare a Gradisca, quando ancora si poteva entrare, dopo che sono andato io, praticamente non è entrato nessuno, quando siamo stati qua con un giornalista, esatto. Basta, non è entrato nessuno, e adesso cerchiamo di entrare a vedere cosa succede, comunque che sono di lager, erano già lager prima, adesso figurate con segnali di controllo della stampa, cos'è che hanno paura? È chiaro che un giornalista, il suo dovere è quello di andare lì dentro a vedere e descrivere. Neanche un deputato può entrare, in galera, portarsi il giornalista a fare, però i giornalisti di CIE non possono metterci per motivi di sicurezza. Ma fanno veramente ridere questo, eh? Cioè, quello che invece mi ha fatto impressione, noi abbiamo accolto alla Regina Mundo del Cavallino 81 immigrati, io e lei, e abbiamo fatto una lezione in italiano per un mese, e poi dopo un mese sono stati localizzati un po' a Chioggia, un po' dappertutto, in Verona, eccetera. Quello che mi ha dato molto fastidio è che in certi posti dove sono stati mandati gli immigrati, soprattutto a Chioggia, che sono stati messi dentro un hotel, e quello dell'hotel ci guadagna, ed era un hotel che praticamente faceva pietà e forse nessuno andava e quindi ci ha guadagnato, siamo andati per trovarli, adesso devo ritornare comunque, e non ci voleva far entrare nelle stanze a controllare, anzi ci ha criticato che eravamo là per osservare, per criticare, eccetera, quando noi siamo andati semplicemente per andare a trovare, come stiamo andando a Verona, con l'Etiopi, da altre parti, anche qua a Treviso ci dovrebbero essere degli immigrati minorenni da 17 anni, dall'Afghanistan, non so. Tante cose da nascondere. Ecco, quello è, hanno molte cose da nascondere, questo è il problema grosso. Sì, appunto, e così anche all'ordine del giorno il problema della cittadinanza. Non affrontiamo questi problemi, però ci sono, se qualcuno poi è interessato io posso dare qualche dritta su dove orientarsi per conoscere queste, così, i problemi proprio in modo concreto. Però volendo parlare di lingua italiana, prima Marta sottolineava il fatto che il test di lingua italiana, quindi la lingua dovrebbe essere un fattore di integrazione, è diventato invece un fattore di esclusione, perché per avere il permesso di soggiorno gli stranieri che entrano in Italia a partire dal 10 marzo dovranno fare un accordo di integrazione con lo Stato. Allora, uno straniero che arriva qui, che abbia più di 16 anni e che voglia chiedere un permesso di soggiorno superiore ad un anno, deve accordarsi con lo Stato. Lo Stato che cosa diventa? Non è più uno Stato che accoglie e che ti dice: guarda, per poter vivere qui adesso io ti insegno la lingua e ti accompagno nella comprensione delle leggi in modo tale che tu possa non trasferirle. No, io ti do 16 punti, tu ti arrangi. Ma entro un anno devi sostenere un esame, un test di lingua italiana che sia di livello A2 e che quindi garantisca la piena sopravvivenza, e devi anche seguire un corso di cittadinanza per conoscere l'educazione civica italiana. Per questo corso lo Stato è l'unica cosa che farebbe, da 5 a 10 ore di corso gratuito e basta.
tutti presenti, se hai i documenti bene, altrimenti io ti tolgo i punti e se perdi i punti torni a casa. Ma la cosa grave è non solo che lo Stato diventa praticamente un censore che può soltanto stabilire come un giudice in che girone dantesco tu debba finire, ma chiede, non funziona più, urlo, chiede praticamente all'immigrato che si deve integrare di dimostrare che si è integrato, di autointegrarsi, di dimostrare che si è integrato. Accanto a questo, quindi, che deve superare praticamente una serie di ostacoli. Per chi fosse interessato, basta andare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e leggersi l'accordo di integrazione. Allora, vi invito a farlo, io adesso se lo leggo so che probabilmente annoierei, però io l'input lo mando. Arrivano con 16 crediti, ma questi 15 crediti di questi 16 gli possono subito essere tolti se loro non sono andati a seguire il corso di formazione, di educazione civica. E poi devono dimostrare le conoscenze della lingua italiana. I punti, allora potete anche andare a vedere tutti i punti che si prendono con questa meravigliosa idea che ha avuto il nostro Stato, se io a livello 1 ho 10 punti, il livello a 2 ne ho 20 e via dicendo, ma se io, migrante che vengo in Italia in cerca di lavoro perché sono scappato perché nella mia terra c'è una guerra, eccetera, se frequento 80 ore ho 4 punti in più e se ne faccio 120 ne ho 5, se poi faccio addirittura un intero anno di scuola ne ho 30. Ma se vengono qui e devono avere un contratto di lavoro e devono lavorare, perché se no soggiorno non te lo do perché in quel caso tu non lavori, quindi che cosa ti do? Ma se vanno a lavorare, quando vanno a scuola? Dove vanno a scuola? Dove vanno a studiarla questa lingua italiana? Se devono lavorare, allora soltanto stando dentro queste scuole si capisce. Io il mercoledì con il mio gruppo di amiche che appunto fanno questa lezione il mercoledì non riusciamo mai ad avere lo stesso tipo di persone. Si prende il quaderno del mercoledì con la penna del mercoledì e il programma del mercoledì, il mercoledì dopo abbiamo altra frequenza di persone nuove, dopo 20 giorni tornano quelli di prima, perché se trovano uno straccio di lavoro da fare nel frattempo non vengono a scuola, giustamente lavorano. Allora questo è il contratto, vi prego di rendervi consapevoli, perché io fino adesso sapevo che c'era un problema di razzismo, di migranti e via dicendo, ma soltanto quando l'ho visto con i miei occhi io mi sono resa conto veramente della gravità e di quello che noi lasciamo passare, di cui ci dobbiamo, io dicevo prima, io come cinquantenne passa mi vergogno veramente di quello che sto lasciando alla generazione di mio figlio, perché noi eravamo partiti molto meglio, avevamo decisamente più speranze. Questo... Siamo figli di partigiani. Sì, magari neanche non tutti, ma insomma. Accanto a questo poi il test famoso per i permessi di lungo periodo risale già al 9 dicembre 2010 e noi abbiamo fatto tante dimostrazioni anche in difesa praticamente dei migranti, non sono servite a niente perché tutto è partito, poi col pacchetto sicurezza è stato praticamente, io adesso me ne sono resa conto, è come se una raffica che manda questi proiettili a distanza di 8 mesi ne arriva sempre una nuova di novità, una nuova novità, ovviamente se è nuova. Ecco, la lingua per cui è diventato un ostacolo, sembra in un racconto, in una favola, quando il principe per raggiungere la principessa e il castello sarebbe l'Italia, per come siamo messi non so perché deve sembrare i paesi del nord, non si sa, comunque sia, bisogna superare una serie di ostacoli. Allora se siamo bravi, se ci arriva l'elemento magico, la scuola di italiano potrebbe essere un elemento magico, vuol dire qualcosa? No, sì, parlavo sulle parole quando dicevi, si chiama un progetto di integrazione, mi pare. Si chiama accordo di integrazione. Accordo di integrazione, già la parola integrazione mi fa girare le scatole a me. No, se ci pensate un attimo, ma perché dovrei integrarmi? Io poi sono non integrato per definizione. Certo. No, cioè, bisogna semplicemente pretendere che chi viene a vivere qui non uccida, non violenti, non rubi, chiaramente, perché sono le regole civile. Però alla fine, se tu qua vuole andare in giro a montare sugli alberi o non vuole avere niente a che fare con certe strutture, insomma, affari suoi, perché deve per forza integrarsi? No, ma anche questo è... Cioè, è come si parla tante volte che si sente a Venezia e fa la cosa di integrazione per cercare di integrarli. No, loro vivono in quella maniera, vogliono continuare a vivere così. Perché rispettano, certo, altrimenti vanno chiaramente incontro alle qualsiasi cosa che incontrano noi italiani, noi
E però per il resto la parola integrazione, diciamo, è quella parola che viene proprio usata per farci già dare una un'idea del percorso. Esatto. Poi aggiungiamo un altro problema, e ripeto, non vi leggo tutto, però vi invito a rendervi conto, come ho fatto io per presentare questo libro, mi sei costato veramente tanta fatica e anche tanto dolore. E quello è stato dolore perché ho scoperto cose che per sentito dire non mi facevano lo stesso effetto che scoprirle. Adesso abbiamo anche le tasse sul permesso di soggiorno dal 30 gennaio. Allora, sentite, il migrante che vuole rinnovare il proprio permesso di soggiorno, se lo vuole rinnovare o avere per una superiore a 3 mesi, dovrà pagare 80 euro. Il migrante è sempre quello che viene perché il paese in guerra cerca lavoro. 100 euro per permessi di data superiore ad un anno, inferiori a pari a 2 anni, 200 euro se uno vuole un permesso di lunga durata. Dopo, Ministero dell'Interno proseguono e dicono: attenzione, non dovete capire male, non è un prezzo questo che devono pagare punto e basta per il rinnovo, non devono dimenticarsi, perché non sono inclusi, 14,62 euro per la marca da bollo, 27,50 euro il rilascio del titolo in formato elettronico, perché adesso deve essere fatto questo, e 30 euro per la spedizione della raccomandata. E Dulcis in fundo dice: se vi sbagliate, cari migranti, che pagate di meno perché non avete capito bene, non preoccupatevi, perché presso gli uffici postali c'è lo sportello amico. Lo sportello amico vi dirà quanto dovete pagare perché vi siete sbagliati, e soltanto quando avrete pagato anche la cifra che avete dimenticato perché ovviamente siete distratti, allora avrete rinnovato il permesso di soggiorno. Allora, sapete questo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente creare quella parola che non si dovrebbe dire, la clandestinità, perché queste persone non hanno la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno. E ancora, sempre in questo excursus, io ho guardato per la condizione in Treviso, perché siamo a Treviso. E allora, se andiamo a vedere i dati statistici dell'Istat e quindi quello che passa il CNL, che è il Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro, paragonato anche alle inchieste che fanno l'ANOLF, che è della CISL, la Caritas e la Cooperativa Servire, da tutti questi dati, che sono abbastanza chiari anche se noiosissimi da leggere perché sono tutte statistiche, risulta che Treviso è intanto la città che ha maggior numero di stranieri, comunque considerate che si parlano 148 lingue a Treviso, l'hanno detto anche i cittadinanza attiva l'anno scorso. Ma sono 2 superate New York. Ecco, appunto, quindi a Treviso abbiamo veramente una maggiore varietà, forse anche rispetto a Venezia, rispetto a... Cioè, New York è quello che si parla più lingue del mondo, poi ne mancano 2. Ce ne mancano 2. Dovete andare in giro per il mondo, cercano 2 Emirati qualsiasi. Qui, è vero, così perlomeno dei primati, non vogliamo esserci soltanto per delle esternazioni, ma anche di questo. Bene, allora, qui io ho controllato personalmente, mi sono segnata tutto ciò che riguarda Treviso e il Veneto. Noi fondamentalmente, anche se un po' in calo, saremo anche ai primi posti per la attrattività territoriale, cioè siamo un polo di attrazione per i migranti. Adesso sta calando perché la crisi economica naturalmente causa problemi e perdono il lavoro tanto i migranti quanto gli italiani. E poi anche come recidività, appartenenza familiare e via dicendo. Ma il fatto che ci siano tante persone a Treviso, qualcuno nei giorni scorsi mi ha detto: ribadisci questo, perché potrebbe sembrare che qui i migranti stanno bene, nel senso che ci vengono volentieri, perché siamo veramente tutti accoglienti, perché non si sente il razzismo, perché non c'è immaginazione. Sì, ed è qui perché ancora è un'isola, invece che di umanità, un'isola di lavoro. Poi non si... Sì, come no? Davide. Faccio da qua tanto la voce. No, dai, è così bella avere questo risultato. E altri insegnanti sanno che la voce è alta, infatti io parlo spesso. Ok, io sono Davide. Intanto volevo ringraziare tutti fuori classe, tutti quelli che hanno organizzato questo evento, perché è bellissimo, diciamo, creare questi gemellaggi, queste unioni. Quindi dopo il libro, dopo questo evento, anzi ci auguriamo di poter fare magari qualcosa di simile anche a Marghera nella nostra scuola. E poi appunto ringrazio di nuovo Riccardo per il suo libro, che
diciamo politico, ma emotivamente politico, perché è un libro anche molto che parla delle vite, delle storie della gente, ed è un bellissimo libro. E niente, volevo dire appunto, ne volevo approfittare per promuovere un po' delle iniziative nostre, ma che in realtà sono anche vostre, nel senso che sarebbe bello condividere. Noi il 10 marzo faremo la scuola senza tetti, che quest'anno chiameremo scuola senza punti, e a Matera, sì, così facciamo un po', e appunto con la scuola, noi già il terzo anno ve la facciamo, e in pratica è una giornata, siamo partiti col primo marzo di 2 anni fa, è un giorno in cui praticamente facciamo fare le lezioni delle varie lingue dei nostri studenti all'aperto in piazza, e quindi noi diventiamo studenti, lo diventiamo anche spesso durante le stesse lezioni, però qua proprio si celebra un po' questa varietà linguistica, e faremo anche altre performance, facciamo attività per bambini o comunque varie attività. Lo scopo è quello di parlare di questo accordo di integrazione, che è una porcata totale, che appunto fa diventare la vita dei migranti una sorta di raccolta di bollini, di perdita di raccolta di bollini. Tra l'altro, chiedendo la conoscenza della Costituzione, che vorrei sapere quanti italiani conoscono la Costituzione. Quindi è abbastanza assurda. E oltre a questo, appunto, parleremo anche, diciamo, di questo test per la carta di soggiorno, che è un'altra cazzata colossale. Però il 10 marzo, in particolare, nei giorni in cui entrerà in vigore l'accordo di integrazione, quindi diciamo il fulcro è un po' far presente quel giorno lì, mandare un messaggio diverso appunto, e quindi questo è un po' la nostra, diciamo, questo evento qua. Il 29 faremo una cena, e anzi siete invitati, sarebbe anche bello, penso, che qualcuno di fuori classe potesse parlare di questa esperienza. Il 29 marzo faremo una cena libera alla parola, e niente, in generale abbiamo anche iniziato un altro esperimento, che è un laboratorio di teatro, e abbiamo fatto una performance a Carnevale a Venezia, in cui i migranti creavano delle parole come dignità o giustizia, in cui interagivano con la gente. È stato un momento splendido, che un po' rientra anche in questo scambio reciproco, cioè noi diamo a loro, loro danno a noi, ed è un continuo arricchirsi, e quindi sarebbe bello anche continuare in questo senso e collaborare, tra le altre cose. Mi collego al discorso dei migranti provenienti dalla Libia, tra i nostri studenti ci sono anche tanti ragazzi africani che vengono dalla Libia, scappati in seguito appunto al conflitto libico, e accolti male fin dall'inizio in Italia, dalla protezione civile, dal governo, e anche a livello locale abbiamo visto come a Venezia la Caritas, a Jesolo, la Croce Rossa abbiano lasciato molto da desiderare come accoglienza e come servizi offerti ai migranti. Quindi la nostra scuola è rivolta, perché in realtà comunque c'è anche uno scambio frequente, anche non solo legato al luogo ma alle attività appunto col centro sociale rivolta, ha offerto anche accoglienza sia tramite la scuola sia tramite altri eventi. Quindi niente, volevo ringraziarvi, non so se qualcuno ha altro da aggiungere. Comunque sono felice di essere qua, e speriamo che ci siano altri eventi come questo. Grazie.